degrado. Ci sono diversi luoghi degradati nel quartiere. Ma cosa potrebbe succedere per contrastare questo degrado? Noi ci siamo immaginati, per esempio, di creare un filo verde che leghi spazio pubblico e privato, uomini, piante, animali, con attività legate al verde, sfruttando le finestre e i balconi come apertura verso la strada. Di lavorare di più coi bambini, per esempio facendo adottare da loro piante e animali del quartiere e coinvolgendoli in workshop e attività nello spazio pubblico che lo ripensino dalla loro prospettiva. Anche di immaginarci assieme attività divertenti e belle da fare assieme per contrastare il degrado e rendere gli spazi pubblici più sicuri. Che ne so, una pista da ballo, un campo da bocce, un picnic, una cena di quartiere. E ancora, di cambiare ciclicamente, temporaneamente, la vocazione di nuovi spazi pubblici, garantendo la possibilità di avere più funzioni. E poi, di coinvolgere proprio quelle persone che spesso vengono additate come responsabili del degrado, per prendersi assieme cura dei luoghi e ripensarne le funzionalità. E per ultimo, ci siamo anche immaginati di immaginarsi delle figure di guardiani di quartiere, che si prestino la cura dello spazio, riconoscendo il legame sociale e ambientale. Dai, dici la tua!